Nella dieta convocata a Worms nel 1521, il tribunale ha chiesto a Lutero di ritrattare i suoi libri e le idee in esse contenute, rispose con grande franchezza, dimostrando conoscenza dei testi sacri, affermando di essere dalla parte del giusto. La Chiesa di Roma, infatti, il papato, l'alto clero, avevano lasciato la retta via, si erano staccati, allontanati dalle sacre scritture, preferendo ad esse beni e cariche mondane, e coltivando l'ambizione di costruire edifici sfarzosi. Lutero rispose: «Se mi si mostra il mio errore, sarò il primo a gettare i miei libri nel fuoco. Se non sarò convinto, mediante le testimonianze delle sacre scritture o con evidenti argomentazioni razionali, perché io non credo né al Papa né ai concili da soli, essendo evidente che spesso hanno errato e si sono contraddetti, io sono legato alla mia coscienza e prigioniero della parola di Dio e mi atterrò a questi passi della Sacra Scrittura a cui ho fatto appello. Perciò io non posso né voglio ritrattare alcunché, poiché agire contro la mia propria coscienza non è sicuro né salutare. Che Dio mi aiuti. Amen».